siamo nella chiesa di San Michele, nei pressi dell'Arco d'Augusto di Fano, dove è in corso una mostra molto particolare. È una mostra organizzata dalla ditta SEA per sensibilizzare sull'argomento della sicurezza sul posto di lavoro. È un argomento che è stato affrontato in modo particolare, come ci spiegherà adesso il direttore artistico della mostra, Michele Ambrosini. Allora, Michele, questa mostra come è nata? Cioè, puoi affrontare, parlaci un po', ecco, di come state utilizzando la satira per far passare un discorso così importante. Sì, la mostra è l'aspetto, diciamo, conclusivo di un concorso di satira, di umorismo e di satira dedicato ai vignettisti, agli illustratori, che con questa tecnica, con questo strumento si esprimono, e il tema quest'anno è dedicato alla sicurezza del lavoro, perché chiaramente la SEA è l'azienda che si occupa di sicurezza sul lavoro, di medicina del lavoro e quindi di ambiente, e quindi i temi che vengono toccati da questo concorso, che ormai è alla sesta edizione, vertono intorno a questo ambito. E dicevo, quest'anno è la sicurezza sul lavoro ed è un tema molto difficile da affrontare ridendoci, perché chiaramente è un tema che sfiora anche momenti tragici, cioè non li sfiora, li tocca proprio. E quindi, insomma, il concorso è nazionale. Qui siamo già alla conclusione della mostra, perché chiuderemo il 10. E le adesioni sono state, per tirare un bilancio conclusivo, diciamo, siamo soddisfatti, perché le adesioni sono state numerose, di vario genere, e come si può notare osservando la mostra, il tema viene trattato viene affrontato con diverse sensibilità. C'è chi privilegia l'aspetto dell'immagine, chi quello più testuale, chi fonde le due cose, chi con più sarcasmo, chi con più poesia, diciamo. E ci è piaciuto accogliere il più possibile le diverse sensibilità e i diversi modi di affrontare questa tematica così difficile. La mostra ha avuto un buon successo di pubblico? La mostra sì, ha avuto, adesso non sono in grado di stilare. Senza quantificare. Però direi di sì, anche perché è stata aperta dal 27 e tutti i giorni dalle 18 alle 23, ed è una fascia oraria che anche i turisti possono, di cui possono beneficiare, e infatti abbiamo avuto molte persone anche da fuori, sono molte persone da fuori che semplicemente per curiosità oppure anche proprio per interesse anche professionale al mondo della sicurezza sul lavoro si sono avvicinati. Ecco, secondo il tuo parere, questo discorso, diciamo, così delicato, affrontato con la satira, sta dando dei frutti, sta sensibilizzando diciamo, chi di dovere e in generale l'opinione pubblica su questo problema veramente grave? Perché noi siamo qui in una provincia dove non è drammatico, però gli incidenti sul lavoro sono veramente tanti, insomma, ecco. Io non so se poi l'efficacia in ambiti, diciamo, più politici o possa avere riscontro, ma mi sembra che invece sia molto efficace questo metodo, perché si affronta affronta il tema senza retorica e spesso senza senza giri di parole, perché la vignetta che ha vinto effettivamente e quindi anche la crudezza viene,
viene espressa nella sua maniera, nel suo grado più puro. E per il futuro prevedete di continuare questa strada, visto che siamo già alla sesta edizione? No? Sì, come tradizione ogni anno i temi cambiano e quindi ogni anno, il prossimo anno la tematica riguarderà l'ambiente. Non è ancora deciso quale specifico, quale settore specifico, però riguarderà l'ambiente. E volevo ricordare che nella mostra è presente una parte che abbiamo visto nell'altra sala, che è una monografica di Marco Tonus, che è il vincitore della precedente edizione, che è stato anche presidente di giuria nell'edizione di quest'anno. L'anno scorso qual era? Il tema dell'anno scorso era l'acqua. E chiaramente nella sua esposizione monografica, cioè la sua esposizione non è tematica ovviamente, ma è personale. Allora, grazie e complimenti per l'iniziativa, in bocca al lupo. Ormai siamo quasi in chiusura, per cui possiamo dire che è andata bene. Sì, diciamo che ci sono ancora due o tre giorni per visitare la mostra, prendere le cartoline, i cataloghi, chi lo volesse, e altrimenti ci rivediamo al prossimo anno. Amici di Onda Libera, un saluto.